Cosa fa una biobanca e quali sono le potenzialità della infrastruttura che lei coordina sia per i pazienti che per la comunità scientifica? Le biobanche, in particolare le biobanche di ricerca, sono delle unità di servizio senza scopo di lucro, che sono organizzate secondo criteri di qualità per raccogliere, conservare e distribuire materiale biologico umano, campioni biologici umani e non solo, e anche i dati ad essi associati. E questo con diciamo, le finalità della ricerca scientifica. Le biobanche hanno però un ruolo anche molto importante perché diciamo, hanno una funzione anche di garanzia dei diritti dei soggetti coinvolti. Ma perché è importante conservare i campioni biologici? È molto importante perché lo sviluppo delle conoscenze in ambito biomedico richiedono la necessità di poter analizzare, studiare i campioni biologici che sono raccolti e conservati e soprattutto corredati con i dati clinico-patologici che sono, diciamo, relativi ai pazienti. E questi, diciamo, materiali biologici devono essere raccolti e conservati secondo criteri di qualità per garantire poi che i risultati della ricerca siano dei risultati attendibili e anche confrontabili con quelli, diciamo, che vengono prodotti da altri gruppi di ricerca. E questo nell'interesse del singolo paziente e nell'interesse della comunità in generale, perché vedete, un campione biologico rappresenta quella singola persona, quel singolo paziente in quel preciso momento della propria esistenza, in quel preciso momento anche nel caso di pazienti con malattia, della evoluzione, dello stato di quella malattia. E quindi è un campione preziosissimo, ha un valore inestimabile e come tale deve essere trattato. Quindi diciamo che è necessario che i campioni siano raccolti naturalmente con il consenso dei pazienti e dei cittadini e che possano essere utilizzati poi successivamente per la ricerca. Ora, quindi le biobanche hanno questo ruolo fondamentale, questo ruolo importante appunto di raccolta, conservazione e poi distribuzione di questi campioni biologici secondo delle procedure operative standardizzate. Diciamo anche concordate a livello internazionale e soprattutto garantiscono che i diritti dei cittadini e dei pazienti siano rispettati. Questo è molto importante. E l'altra cosa importante è che le biobanche siano delle biobanche, quindi non solo che rispettino i requisiti di qualità, i requisiti etico-normativi, ma anche che siano ben organizzate e che siano inserite in reti di infrastrutture internazionali. Ecco, questo è il ruolo di BBMRI. L'infrastruttura europea delle biobanche è un'infrastruttura che è organizzata con un hub europeo e con nodi nazionali, e i nodi nazionali sono quelli che organizzano le varie biobanche presenti sul territorio di un determinato paese. Perché questo è importante? Perché, soprattutto poi per le malattie rare, la possibilità di raggiungere dei risultati scientifici importanti è data anche dall'avere a disposizione di numerosi campioni di pazienti e di cittadini. E quindi avere la possibilità di avere dei cataloghi completi, dei cataloghi ampi di questi campioni biologici e anche poter scambiare le procedure di raccolta e comunque mettere a disposizione dei ricercatori dei servizi può essere molto importante. Questo è il motivo per cui è nata questa infrastruttura di ricerca che si inserisce nel workflow della ricerca traslazionale che parte dal malato, che è il centro, diciamo, e della motivazione della ricerca e poi ritorna al malato con i risultati della ricerca. Quale ruolo ha UNIAMO nell'ambito dell'infrastruttura delle biobanche?
Dunque, l'infrastruttura delle biobanche BBMRI Italia raccoglie 53 biobanche, 53 biobanche quality grade, cioè che rispettano tutti i requisiti di qualità e anche diciamo, i requisiti etico-normativi. L'infrastruttura collabora da sempre, fin dall'inizio della sua istituzione, con le associazioni dei pazienti ed in particolare con UNIAMO. UNIAMO ha avuto sin dal principio un ruolo importantissimo. Intanto perché ha contribuito, partecipando ai gruppi di lavoro, ha contribuito attivamente allo sviluppo degli strumenti di buona pratica, gruppi di lavoro che sono stati sempre pensati con un orizzonte di partecipazione attiva della comunità, comunità estesa, quindi comunità non solo dei ricercatori e dei clinici, ma anche dei pazienti e delle associazioni dei pazienti. Ma UNIAMO ha avuto anche un ruolo, ancora più importante, quindi non solo lo sviluppo di strumenti di buona pratica, ma anche della loro diffusione, facendo da ponte con le associazioni dei pazienti e anche con i singoli cittadini. Per esempio, UNIAMO ha collaborato molto attivamente ai working group sullo sviluppo di una matrice di consenso informato che è stata appunto sviluppata insieme con ricercatori, con clinici, con i cittadini, con i comitati etici e che ha recepito diciamo, tutte quelle indicazioni, anche per esempio sulle modalità di informazione e sulla tipologia di informazione che è necessaria, che è necessario che i pazienti abbiano, al fine di poter offrire, di poter dare un consenso veramente informato e veramente competente. Ma oltre, diciamo, a questo gruppo di lavoro, UNIAMO ha sempre partecipato a tanti altri gruppi di lavoro organizzati da BBMRI Italia. Vorrei aggiungere che la comunità dei ricercatori e la comunità dei clinici è molto grata ad UNIAMO per il supporto che ha sempre dato e il supporto attivo e la partecipazione attiva che ha sempre dato nei progetti di ricerca. E speriamo di continuare questa collaborazione in maniera attiva per i prossimi anni. Può farci un focus sullo screening neonatale esteso? Lo screening neonatale esteso è un'iniziativa importante, un'iniziativa di salute pubblica. Il materiale residuo dei campioni ematici essiccati su carta bibula che sono raccolti per lo screening neonatale esteso delle malattie metaboliche, diciamo, può essere conservato nel tempo e potrebbe essere utilizzato per diversi scopi, tra cui anche per progetti di ricerca biomedica e anche di sorveglianza di salute pubblica, naturalmente previo consenso informato. È chiaro che la conservazione di questi campioni, che sono raccolti per motivi, diciamo così, diagnostici, per motivi di prevenzione e di diagnosi, potrebbe essere veramente molto importante la conservazione di questi campioni a lungo termine per poter consentire poi una ricerca futura. E il BBMRI Italia, il nodo italiano dell'infrastruttura europea delle biobanche, potrebbe fornire un supporto alle autorità di riferimento anche in collaborazione con le associazioni dei pazienti, in particolare con UNIAMO, per allestire proprio delle biobanche di questi spot tematici, di questi cartoncini di carta bibula, in modo che possano appunto essere correttamente raccolti e conservati insieme con le informazioni. E questo è estremamente importante perché può essere una grande opportunità di ricerca oltre che di diritto alla salute. Recentemente, quest'anno, proprio nel 2021, BBMRI Italia ha lanciato un gruppo di lavoro sul biobancaggio traslazionale, ovvero sulla possibilità di utilizzare campioni biologici che sono raccolti per motivi diagnostici o per motivi terapeutici e che possono poi essere anche utilizzati per la ricerca. Ripeto, la ricerca biomedica
ha un grande bisogno di avere a disposizione campioni biologici e i dati associati per poter progredire.